Bella a tutti ragazzi e ben arrivati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi su Anime ci troviamo qua con la nostra retro carriera allenatore con l'Inter. Raga, ci sono parecchie novità, perché adesso bisogna parlare un attimino di questa carriera. Praticamente raga, allora eravamo rimasti che avevamo giocato la prima di Coppa Italia, avevamo perso per 3-2 contro l'Empoli. E in più avevamo giocato anche la prima di campionato, che anche quella abbiamo perso 1-0 contro il Genoa. Raga, allora c'è un problema di fondo, ossia che io purtroppo, raga, non riesco a giocare su FIFA 14. Ma veramente, raga, ma proprio non ci riesco. Chiaramente a Legenda veramente faccio schifo, e l'avete visto nello scorso episodio. Ho provato, raga, a fare anche alcune amichevoli a campione, tipo prima magari partendo a fare subito magari un big match, tipo non lo so, ho provato per esempio Real Barcellona, ho perso 4-0. Poi ho provato, se non sbaglio, tipo Real contro Atalanta, un affare del genere, raga, ho perso ancora. Ho detto no, qui c'è qualcosa che non funziona. E raga, io veramente, cioè, è proprio cambiato lo stile di gioco e io non riesco a ritrovarmi. Ci sono troppo abituato a giocare ormai ai FIFA moderni, che sono più lenti, raga. Questo è troppo veloce, non riesco a giocare bene. Qualche anno fa, raga, ero... Non è che mi vanto, però nel senso, ci sapevo giocare bene a questo gioco. Comunque, giocavo un sacco a Ultimate Team, facevo un sacco di carriere. Era un'altra cosa. Ora, raga, però, con abituando a FIFA 17 e FIFA 16, comunque sono giochi molto più lenti, con meccaniche di gioco completamente diverse, è tutto completamente diverso e veramente non riesco a giocare. E quindi bisogna, e tutto ciò si riflette, raga, sulla carriera, perché in sostanza bisognerà fare una cosa. Praticamente, raga, tanto il nostro obiettivo non è in sé fare tante belle cose nella prima stagione, ma è farle nella seconda, perché comunque in questa stagione non siamo nelle coppe europee. Nel senso, alla fine, raga, non è che abbiamo proprio un vero e proprio obiettivo con questa Inter. L'obiettivo potrebbe essere portarla a vincere il campionato, che sarebbe una cosa spaziale ma difficilissima. Oppure magari, non lo so, portarla nuovamente sul tetto d'Europa, magari anche solamente vincendo l'Europa League, non per forza la Champions. E che sarebbe, ragazzi, ancora più difficile, perché comunque non avendo questa abilità di gioco bisogna ricorrere alle partite simulate, il che è proprio fantastico, non è né da vedere per voi, perché raga, mi rendo conto che vedere una partita simulata sa di poco, ma anche per me comunque non giocare mi scoccia. E poi è tutto più difficile, perché non dico che è casuale, ma però di sicuro giocando noi sappiamo anche come andare a colpire le squadre, come comportarci, se simuliamo, e che si fa. Allora si sta a vedere, si aspetta il risultato finale, e chi cazzo si è visto. Raga, venendo al dunque, io direi di far così. Questa prima stagione ce la simuliamo, ma proprio, raga, ce la simuliamo tutta, perché tanto comunque non è particolarmente importante, nel senso, sperando di arrivare in zona Champions il più possibile, quantomeno, non dico per forza di vincere il campionato, ma quantomeno arriva a terzi, non sarebbe poco. Una volta arrivati in Champions, raga, poi chiaramente la prossima stagione iniziamo a giocare le partite, magari continuo in questo periodo ad allenarmi ancora un po'. A campione, raga, a Legenda non ce la faccio, veramente, raga, a Legenda sono troppo lontano da riuscire a giocarci. E quindi appunto mi continuerò ad allenare, magari vediamo. E quindi sì, partiamo subito, raga, magari ci sta anche che nel giro di una settimana o due riusciamo a finire tutta questa stagione, così in tempi rapidi iniziamo subito la seconda e iniziamo a giocare, che nel senso, raga, a parte poi la parte del calciomercato, il resto sarà tutto molto più veloce, quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi. Dovrebbe essere, secondo me, in 4 episodi massimo riusciamo a finire tutto, e così poi
Raga, il problema non è solamente a giocarle, è anche a simularle. 2-2 con il Catania, ma cos'è sto... Ma cos'è sto schifo? Raga, procediamo ancora. Abbiamo adesso il Sassuolo, dovrebbe essere sempre in trasferta questa partita, tra l'altro. Non so perché, ma due partite... Così, a caso, due match in fila in trasferta. Proprio perché gli stava simpatica come situazione. Allora, vediamo subito skip. Ok. Vabbè, però intanto iniziamo a vincere col gol di Kolarov e il gol di Kovacic. Però espulso David Luiz e questa cosa non mi fa piacere per niente. Però va bene lo stesso. Abbiamo due mail, giocatore squalificato, chiaramente Davide Luigi, conferenza stampa per il match contro la Fiorentina. Ok, questo raga è un match difficile, però comunque importante. Allora, subito chiaramente andremo a... No, no, errore, no, no, raga, non fatto... ho fatto delega all'assistente, ma ha cambiato tutta la formazione. No, no, no. Ok, raga, risistemato tutto e andiamo alla partita. Mamma mia, Comper, Comper, raga, guardate che bella Fiorentina, Comper. Oddio, Munua in po... Anche loro non scherzano, eh. Anche loro, ragazzi, non scherzano affatto con i giocatori. E Gasi... Pizarro non era neanche male. Oliveira, oddio. Qui, ragazzi, faceva seriamente a gara tra l'Inter e la Fiorentina, perché faceva più schifo, eh. Comunque 2-0, molto bene. 70esimo, sempre così. Mi sa che la partita finirà 2-0. Addirittura 3 col gol di Kovacic. Benissimo, benissimo. Un po' cosa ci dicono? Innanzitutto David Luiz rientra e va molto bene. Riguardo le tue prestazioni, se teniamo sotto una soddetta soddisfazione. Ok, va bene. E raga, comunque sono contenti. Perciò va bene. Non è poco, non è poco che comunque la dirigenza sia attualmente contenta, anche se comunque non siamo altissimi in classifica, che perché non siamo partiti proprio benissimo, però comunque va bene. Motiviamo come sempre i nostri giocatori per il match contro il Cagliari. Tra l'altro, raga, il Cagliari non era neanche male come squadra, comunque Agazzi quando ancora giocava non era affatto male, poi è andato al Milan, secondo me ha sbagliato tutto. Però poi aveva Pisano, che qui non era... Astori che non è affatto male, Murru che al tempo era un buon talento, poi Nainggolan, Ekdal, Barbo, Sau. Niente affatto male, ragazzi. Quando giocavano al Cagliari erano tutti molto forti. Vabbè, poi Nainggolan è diventato una bestia. Ekdal sta continuando a ottenere buonissimi risultati. Il Barbo si è un po' perso, anzi direi parecchio perso. Sau, vabbè, è rimasto sempre al Cagliari. Bandiera for life, e quindi ok. Kovacic vorrebbe giocare. No, raga, no, 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 facciamo giocare sempre i soliti, perché già siamo in crisi, già siamo decimi per conto nostro. Continuiamo con questi, perché stiamo trovando un minimo di ritmo, meglio continuare così. I Barbo, e niente, I Barbo, e che si deve prendere, si può prendere gol dai Barbo? Ma seriamente? Capito che all'epoca era anche abbastanza decente, ma da, bravo Cambiasso, bravo Milito, mamma mia, raga, la soddisfazione. Ecco, e poi Nainggolan, 2-2, dai, se ne fa un altro, dai se ne fa un altro. No, non ci si fa. Va bene, comunque 2-2 in trasferta, non mi dispiace. Cagliari che ha giocato poi alla fine con Avramov. Mica, ma l'hanno cambiato tutta la formazione. A parte Ekdal, Nainggolan, Sau e Barbo, poi hanno cambiato tutti. Hanno messo Avramov, Oikonomu, Ariaudo, Avelar, Rui Sampaio. Oddio! Raga, non mi ricordavo neanche l'esistenza di Rui Sampaio. Cambiasse contento, Kovacic. Meno male, raga, che alla fine l'abbiamo fatto entrare involontariamente, ma alla fine l'abbiamo fatto entrare. Vabbè, molto tutto sommato abbastanza bene. Allora, match adesso contro Roma. Io, raga, direi di arrivare magari anche proprio a fine ottobre, così ci facciamo anche questi due big match contro Roma e Juve. E tanti auguri a noi. Subito, la Roma. Allora, iniziamo a sperare bene, via. Allora, partiamo. Roma con Hakim Fiv, Maicon, Castan, Benasia, Balzaretti, Bradley, Strootman, De Rossi, Florenzi, Ljajic, Vaffanculo e Gervinho. Bravo Milito, mamma mia, ragazzi, Milito, 1-1, pareggio di cuore. Dai, voglio un gran secondo tempo. Mamma mia, Nico Martinez, questo è calcio d'angolo sicuro. 2-1, oh, resistiamo, mi incazzo, entro in campo, vi ammazzo tutti se prendete gol, eh. Dai, resistenza. E son 3 punti con la Roma. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che squadra. Che squadra che è la nostra, di raccattati che però col cuore riescono a superare anche la Roma per 2-1.
Tra l'altro, raga, la Roma all'epoca comunque non aveva fatto una brutta squadra. A parte Hakim Fiv, che non è reale perché giocavano con De Santis. Ma comunque, Maicon, Castan, Benassia e Balzaretti. Non è, ragazzi, affatto male come difesa, cazzo. Balzaretti, prima purtroppo della storia con l'occhio, raga, era veramente un grandissimo giocatore. Poi Castan giocava all'epoca alla Roma molto molto bene. Benassia, vabbè, è forte. Maicon, raga, è Maicon. Poi a centrocampo avevano Strootman, raga, che giocava da Dio. E gioca tuttora da Dio. Poi vabbè, De Rossi come sempre. Bradley, raga, che non era affatto male. Poi vabbè, chiaramente Florenzi, Lajic e Gervinho. Che comunque, per essere Lajic e Gervinho, giocavano anche bene alla Roma. Per nel senso, se uno li va a vedere adesso, Lajic fa il mezzo scarpone al Torino. E Gervinho è in Cina a fare il mongolo. Cioè, nel senso, uno dice, vabbè, ma fanno schifo. Fanno schifo un cazzo, raga. Erano ma due grandi giocatori alla Roma. Qua abbiamo diversi giocatori. Abbiamo 2, 4, 7 giocatori impegnati con le nazionali. Va bene, non c'è, ci sono problemi. E adesso testa alla Juventus. Guardiamo com'è la Juve. Prima in classifica, penso proprio di sì. No, seconda. Prima è proprio la Roma che siamo riusciti a sconfiggere. E tra l'altro, prima sconfitta, raga, per la Roma in campionato. Mamma mia, non abbiamo fatto mica poco, ci mancherebbe adesso che supera anche la Juve, poi facciamo tombola. Vabbè, vediamo, speriamo bene. E dunque andiamo subito. Juve che è in grande forma dopo aver vinto 3-1 il derby, vinto anche contro il Celtic e contro il Milan. Gol di Maurizio Isla, si va subito sotto. 25esimo, 30esimo, sempre 0-1 per la Juve. Dai, che ce la possiamo fare. Dai, raga, dai. Su, mettiamoci un po' di grinta. Entrano Kovacic per noi e Vucic per loro. Ammonito Kolarov, entra Icardi per Milito. Dai, dai, dai. 70esimo e niente. La chiude Martin Caceres. Prova ad accorciare Kovacic. È troppo tardi. 1-2. Vince la Juventus contro di noi. Purtroppo, raga, non c'è stato niente da fare. Sono stati più bravi loro. E quindi noi siamo sempre in sesta posizione in classifica. Che comunque non è male perché attualmente vorrebbe dire Europa League. Il che tutto sommato ci potrebbe in un certo senso anche andare bene. Abbiamo questa conferenza stampa per il match contro il Toro. Sistemiamola subito. Mettiamo come sempre motiva il giocatore. Raga, questo era un gran Torino. Kvaratskhelia, Darmian, Glick, Rodriguez, Moretti, D'Ambrosio, Brighi, Vives, Farnerud, Cerci, Immobile. In sé, raga, se uno prende Rodriguez, Brighi e Farnerud, potrebbe anche considerarli come dei troiai. Raga, ma all'epoca, 3-4 anni fa, sta squadra era veramente, veramente forte. Infatti, è arrivata in Europa League. Cioè, Cerci Immobile, raga, erano veramente due giocatori spaziali. Insieme facevano veramente delle cose pazzesche. Infatti, vedete, contro la Samp hanno vinto, Milano hanno pareggiato, hanno perso solamente il derby contro la Juve, ma perché la Juve? Quindi speriamo bene per noi. Intanto siamo al 30esimo sul punteggio di 0-0 sempre. Ammonito però Iñigo Martinez. Continuiamo così, arriviamo a fine tempo. Sempre 0-0. Eccoci male. Si è fatto buttare fuori Iñigo Martinez. Sono cazzi nostri adesso. Kovacic c'entra per Ronaldinho. Icardi per Milito. Già resiste comunque sullo 0-0 in 10. Non è affatto. Oddio sì! Bravo Diego Costa. Probabilmente sulla ribattuta del calcio di rigore di Vidal. Ce la porta a casa, mamma mia ragazzi, questa è proprio vittoria di cuore, effettivamente sì, in 10 riuscire a resistere a questo Torino non è affatto male. Bravi i nostri giocatori. Iñigo espulso per una partita, ma non ci sono problemi, va benissimo lo stesso. Adesso abbiamo anche il Verona e la Francia che ci richiede, raga, no vabbè. Noi non cediamo alle avance dei transalpini, non ci chiniamo di fronte alle offerte dei nostri cugini francesi. Noi, raga, puntiamo solo all'Italia, che comunque non ci richiederà mai perché facciamo troppo schifo, ma va bene lo stesso. E io sono anche stronzo perché mi sono scordato di rimettere in campo David Luiz, che comunque lo mettiamo adesso al posto di Iñigo, che è squalificato. Per il resto va bene così e andiamo a giocarci sta partita contro il Verona, che dovrebbe essere forse la più facile dell'episodio. Speriamo bene, raga. Verona che ha vinto contro il Parma, ha perso contro il Milan e ha pareggiato contro un'altra che adesso non ho visto. Bravissimo Milito, subito in apertura al nono minuto a farci andare in vantaggio. Poi continuiamo così. Siamo al 30esimo, sempre 1-0 per la nostra Inter. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo.
Sempre sullo stesso punteggio, Kovacic appena entrato al posto di Ronaldinho, trova subito il gol ed è 2-0, ovvero addirittura in 10, espulso Bianchetti, sempre 2-0, forse si cerca il terzo, forse sì, forse no, 2-0, ma ci va benissimo ragazzi, vittoria comunque importante anche questa per la nostra Inter, che ottiene altri 3 punti contro l'Hellas Verona e che quindi si porta più in alto in classifica. Debussy vorrebbe giocare, raga, magari adesso gli facciamo fare qualche partitella, sostituiamo per un po' Jonathan e facciamo giocare Debussy. Vai, facciamo raga un po' di cambi, alcuni dai, non tutti ma alcuni magari possiamo cambiarli anche per far giocare altri. Per esempio Zanetti, raga, sta calando tantissimo, sta veramente calando un botto, secondo me è il caso di far giocare anche qualcun altro. Perché comunque, raga, sappiamo già che Zanetti non sarà il nostro futuro. E quindi secondo me ci conviene far giocare anche qualcun altro. Anche lo stesso... vedete ragazzi, anche Milito sta già calando. Quindi direi di far giocare un po' Icardi. Poi magari possiamo far giocare un po' lo stesso Kovacic. Facciamo entrare Debussy al posto di Jonathan. E potremmo spostare proprio al posto di Milito per un po' Dybala in panchina, che comunque deve fare qualche minuto assolutamente. Secondo me, raga, per il momento ci possiamo accontentare così. Benissimo. E dunque, match adesso contro l'Atalanta. Anche questo chiaramente da vincere. Non sarà facile, ma ci possiamo provare. Dunque, andiamo subito alla partita. Atalanta che è in buona forma, ha vinto contro la Lazio e contro la Samp, quindi è un avversario un po' tosto. Non male, raga, anche questa Atalanta con Bonaventura, Marilungo, Giorgi, Carmona, Cigarini, Morales, Brivio, Iepes, Stendardo, Raimondi e Consigli. Ma Icardi al 31esimo ci porta in vantaggio, ma Giorgi al 36esimo pareggia subito i conti. Secondo tempo, siamo al 60esimo, sempre 1-1 tra Inter e Atalanta, o meglio tra Atalanta e Inter. Si procede sempre così, 80esimo, 85esimo e finisce così la partita sul punteggio di 1-1. In questo scontro tra Atalanta e Inter all'Atleti Azzurri d'Italia. Tutto sommato ragazzi, comunque dobbiamo essere contenti. Non era facile superare l'Atalanta in trasferta. E comunque abbiamo ottenuto un buon pareggio, che non è comunque appunto un risultato negativo per la nostra squadra. Va bene raga, ma per oggi direi che ci possiamo fermare così. Allora, guardiamoci velocemente i tabelloni. In classifica siamo in quinta posizione a 18 punti. La Juve è a 25, quindi attualmente è a più 7 ampiamente alla nostra portata. Insieme a pari merito con la Roma, poi a 21 c'è il Napoli, a 20 i cugini del Milan e sotto troviamo il Catania clamorosamente a 18 come noi e la Fiorentina a 15 con una partita da recuperare però contro il Napoli, quindi potenzialmente raga restiamo quinti in classifica, il che comunque non ci va affatto male. Bene raga, sono contento di come siamo partiti, non c'è male, siamo subito quinti, il che appunto è abbastanza positivo. Guardiamo il calendario, prossima partita raga in cui affronteremo sicuramente Udinese, Bologna, Livorno e direi anche Samp, Parma, Napoli e Milan, così da arrivare a fine mese e dall'episodio ancora successivo concentrarsi per il calciomercato, in cui raga dovremmo assolutamente intervenire per limare gli ultimi acquisti per la nostra formazione. Guardiamoci velocemente anche la classifica marcatori. Il nostro migliore ragazzo è Kovacic clamorosamente a 5 reti, seguito dal nostro Milito a 4. Comunque là davanti per il momento c'è Armero insieme a Diouf. Mamma mia ragazzi, Armero Diouf, senti là che roba. E tra l'altro Roma che nei primi 11 ha addirittura 3 giocatori. Complimenti ai giallorossi. Ma comunque ragazzi, per oggi direi che il video può finire qua. Come sempre spero che vi sia piaciuto, ci sia piaciuto in su, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici ragazzi, anche un bel commento. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa scelta che alla fine ho preso. Comunque raga, fatemi sapere la vostra, nel senso, se a moltissimi di voi non dovesse andare bene questa cosa, magari possiamo valutarla in un altro modo. Comunque secondo me raga, a noi ci conviene fare la prima stagione simulata e poi la seconda chiaramente iniziare a giocare un pochino più di cattiveria alle partite, anche perché tutta simulata sta carriera non la voglio fare. E quindi raga, a sto punto è che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Bana!